Salve, faccio merenda, colazione. Salve, faccio colazione anche questa mattina con alfajor e mate e mandorle. Zucchero. Acqua calda. Alfajor. Bagnato di zucchero glacé con dulce de leche dentro. Aldo Fabrizio. Io vorrei ragazzi, da tutti gli scolari, ci ce ne sono trovati prima che lo sono fare i bastoncelli, per tutto con la vacca, lo scrive il te con l'acca, lo scrivo qui, con fu. Vediamo il bicchiere, perché l'interno, che proviene, che mi chiudendo. Non sono bello, ma sono carino, sono parecchino, eccolo qua. E sto per cascare. Io a scuola sono sempre il primo a farmi mettere il castigo. Ieri il maestro mi ha domandato, tuo padre che mestiere fa? Mi vuole elettricista, perché? E allora sai che ha scoperto la pila. Sì. Mamma, andare fuori del programma. Lei da bene. Mi ha detto, perché? TG Speciali Elezioni. Buonasera a TG3, comincia adesso uno speciale elezioni per seguire i primi risultati del voto speciali. Per le amministrative. Sapete che si è votato per il rinnovo di 564 comuni, due capoluoghi di regione che sono Roma e Ancona, 14 di provincia che sono Brescia, Viterbo, Siena, Barletta, Treviso, Iglesias, Lodi, Sondrio, Vicenza, Imperia, Massa, Pisa, Avellino. Inutile dirlo, insomma, come potete immaginare, tutti gli occhi sono puntati soprattutto su Roma. Questo è il risultato più atteso, dove i candidati sindaco erano ben 19, tant'è che abbiamo dovuto votare con una scheda lunga 1,20 m, ma dove hanno possibilità di arrivare al ballottaggio. È davvero difficile pensare che in queste condizioni qualcuno ce la possa fare al primo turno, perché forse già sapete che molto alto è stata, come dire, la mancata partecipazione a questo voto. Ecco, al ballottaggio in quattro potrebbero arrivare, vediamo quale dei due poi ce la farà, e sono Gianni Alemanno, sostenuto dal PDL, Ignazio Marino, sostenuto dal PD, Sinistra Ecologia e Libertà, Alfio Marchini, sostenuto insomma da se stesso e da altre liste civiche che poi vedremo, e poi Marcello De Vito, che invece è il candidato dei 5 Stelle. Le prime
Proiezioni arriveranno intorno alle 16, riguarderanno solo la capitale, poi però ci collegheremo con il Viminale per avere naturalmente gli altri dati che arrivano man mano che si procede con lo spoglio, però la prima questione di cui naturalmente dovremo discutere, e lo faremo tra poco con i nostri ospiti, è quella della mancata partecipazione a questo voto, davvero mai così bassa in un paese come l'Italia, dove invece tradizionalmente i cittadini sono sempre andati alle urne, sia per le elezioni politiche che per le elezioni amministrative. Allora rapidamente intanto vi presento i nostri ospiti in studio, poi andiamo ad Alessandra Carli, Giancarlo Loquenzi che conduce Zapping su Rai Radio 1, buonasera, buonasera. Antonio Padellaro, direttore del Fatto, Stefano Michini, direttore di Europa, Federico Geremicca, editorialista della Stampa, poi avremo tra poco dalle 16 in poi anche Daniela Santanchè del PDL, Francesco Boccia del Partito Democratico, Giuliano Ferrara, insomma tanti altri ospiti e collegamenti. Andiamo subito invece da Alessandra Carli che è con Nicola Piepoli. Alessandra, allora spiegaci come procederà questo pomeriggio e quando cominceremo. Allora Bianca, naturalmente le urne si sono chiuse, dunque sono al lavoro gli scrutatori e sono al lavoro anche i rilevatori dell'Istituto Piepoli con il quale noi ormai collaboriamo da qualche anno. Accanto a me, come dicevi, c'è il direttore dell'Istituto Piepoli, Nicola Piepoli, che alle 16 promette di fornirci la prima proiezione per la capitale. Aggiornamenti ogni 30 minuti, per la prima ora avremo proiezioni che riguardano soltanto i candidati, a partire dalle 17 proiezioni che riguardano anche le liste. Ricordiamo, perché è sempre importante ribadirlo, che le proiezioni sono basate su voti reali effettivamente scrutinati, perché ci sono nei seggi nella capitale 220 rilevatori dell'Istituto Piepoli distribuiti in 200 seggi, dunque a gruppi di 10, per ogni gruppo c'è un coordinatore. Lavorano tramite l'aiuto di un palmare che adesso magari vi mostriamo, anche con il dottor Piepoli, dunque fanno confluire i dati qui in dove ci troviamo adesso per la trasmissione. E il primo dato, abbiamo detto, sarà alle 10 su un campione che sarà costituito più o meno da 10.000 votanti, dunque secondo il dottor Piepoli il margine di errore sarà piuttosto basso, glielo chiediamo subito perché vogliamo sapere se insomma già alle 10, alle 16 potremo parlare di un dato sicuro. Dottor Piepoli. Nessun dato è mai sicuro, sono tutti dati probabili, anche quelli del Viminale, per cui è chiaramente più probabilmente sicuro il Viminale di un istituto di ricerche e in ogni caso noi con 100.000 voti a disposizione, perché questo è lo spoglio finale, potremmo dare dei risultati fortemente attendibili, quasi dell'ordine dello 0,2-0,5% rispetto alla realtà. Si tratta di un voto che noi chiamiamo in gergo voto di pietra, cioè noi non censiamo attraverso il voto di paglia i votanti. Il voto di paglia che cos'è? È il sondaggio. Il sondaggio è fragile, è come la paglia, si può spargere al vento. Invece la pietra non si sparge al vento, è radicata nella terra e il voto di pietra dà questa idea di radicamento. Cioè noi sentiamo con i nostri rilevatori i risultati che in questo momento mano a mano i presidenti di seggio danno. E questi rilevatori ogni 30 voti scattano con uno strumento che è un palmare, piuttosto molto simile all'iPad, diciamo di quella tipologia, scattano i risultati e il nostro centro li raccoglie e li elabora. Ora stiamo parlando di questa altissima astensione, allora voi avete anche effettuato dei sondaggi che sì, noi abbiamo scelto di non pubblicare, sì, però intanto io le chiedo, questa mancata partecipazione secondo lei avrà un'influenza sul dato di Roma, tutti all'estero a lavorare, che più attendiamo? L'astensione dico sì. Orientativamente avrà poca influenza, cioè quelli che vanno a votare votano anche per quelli che non ci vanno. È chiaro che io espongo delle banalità alla palissiane. Come sapete la Paris è quello che un quarto d'ora prima di morire era vivo, secondo i suoi amici combattenti. Ora, lei ci vuole dire che secondo lei il trend sarà confermato rispetto ai sondaggi di cui lei è in possesso? Il trend cosa significa? Rispetto ai nostri dati preelettorali, lo scarto che noi prevediamo possa essere come massimo del 3%. E questo perché noi abbiamo fatto delle domande nel preelettorale. E la domanda è, ma lei è proprio sicuro di andare a votare? E abbiamo elaborato i sicuri e i non sicuri, ma lei è proprio sicuro di dare il voto alla lista a cui dice di darla?
E anche qua abbiamo elaborato i sicuri e i non sicuri, e il distacco era dell'ordine del 2-3%. Quindi questo è il distacco che ci sembrerebbe essere trendy, cioè per cui noi siamo nel trend molto probabile di quello che abbiamo già fatto e che adesso completiamo. Beh, Alessandra, no, scusa, solo una cosa volevo chiedere, ma quando sono stati fatti quei sondaggi che abbiamo scelto di non dare, cioè venerdì prima del voto, quindi preelettorali dobbiamo ricordare, l'avevate prevista questa così alta diciamo astensione oppure no? Dunque, direttore, sì, per la semplice ragione che diciamo, le risposte che ci hanno dato erano proprio dell'ordine dell'attuale astensione. Quindi l'ordine di grandezza era che il 50% era sicuro di andare a votare e il 50% non era sicuro. Ecco, per cui c'era già una segmentazione tra sicuri e non sicuri, che è quella che poi si è manifestata. Quindi anche così alta a Roma il 20%, se sarà confermata, perché ancora il dato di oggi non l'abbiamo e lo dovremo avere tra poco, e invece il 16% diciamo, nel resto del paese, era proprio di questa, sì, di questa entità. Era di questa dimensione. Benissimo, Alessandra, allora appena hai le proiezioni naturalmente ci chiami subito. D'accordo. Ciao, direttore. A dopo, arrivederci, arrivederci. Allora, Antonio Padellaro. Loro l'avevano prevista, tu l'avevi prevista? Era prevedibile, non sulla base, diciamo, forse la più alta che si ricordi da quando votiamo. Era prevedibile, bastava sentire l'umore della gente dopo un risultato elettorale, quello di febbraio, che è stato in alcuni casi palesemente tradito dalla formazione del governo. Insomma, noi non dobbiamo dimenticarci che dalle elezioni di febbraio a oggi è successo tutto in questo paese. È successo che una classe politica è stata incapace di eleggere un nuovo capo dello Stato e ha dovuto andare a chiedere al capo dello Stato uscente di restare al suo posto perché non sapeva come risolvere i suoi problemi. È successo che un partito come il Partito Democratico, che aveva fatto una campagna elettorale dicendo mai con il PDL, si è alleato con il PDL al governo. La stessa cosa si può dire del PDL, degli elettori del PDL, che però essendo un pochino più di bocca buona, forse alla fine non se la sono presa tanto con Berlusconi. E abbiamo poi, vedremo, il risultato di 5 Stelle, che sarà molto interessante capire se tutto quello che è successo nell'ultimo mese e che riguardava il Movimento 5 Stelle, impegnato, bisogna dirlo, più sulle ricevute, gli scontrini e le possibili espulsioni che su cose invece che i propri elettori si aspettavano, no? Gli elettori che avevano deciso di votare 5 Stelle, sì, si aspettavano forse un'attività politica un po' diversa, l'economia, il lavoro, altro che gli scontrini, allora, non si vede perché tutti questi elettori dovrebbero andare a votare con entusiasmo. Io devo dire che poi sempre il lunedì si riassorbe un po' la quota di astensione in genere. Io devo dire che il popolo italiano, se anche avesse votato per il 50-60%, sarebbe ammirevole. Continuare a votare con percentuali tutto sommato non disprezzabili per una classe politica di questo genere è veramente un segno di fiducia della democrazia, ma devo dire mal riposta. Quindi tu dici che comunque responsabilità maggiore di questa mancata affluenza è soprattutto il governo che ne è nato dopo quelle elezioni, che avrebbe tradito, come dire, le aspettative, sì, soprattutto del Partito Democratico e anche del Movimento 5 Stelle, più a sinistra che a destra. È la conseguenza di uno stato di cose, è la conseguenza dell'incapacità delle forze politiche di essere coerenti con quello che avevano detto in campagna elettorale. Ora c'è un rapporto tra elettore e partito che secondo me non andrebbe mantenuto abbastanza, ma se tu vedi che quello che per cui hai votato viene smentito, poi perché devi andare a votare? Dopo, anzi, condividi tu oppure no? No, non del tutto, perché poi insomma questo è un modo anche per essere un po' condiscendenti e alleggerire gli elettori dalle loro responsabilità, perché se si è fatto il governo che si è fatto perché gli italiani hanno votato come hanno votato, non è che i politici si sono inventati una cosa per il gusto di tradire l'elettorato. No, i politici hanno chiesto ai loro elettori un patto, hanno detto fatemi vincere e farò questa cosa, cioè mi allerò con Sele, e invece questi non l'hanno fatto vincere, non hanno fatto vincere nessuno. Ma non sì, sento, la stessa, sì, è meraviglioso, sì. Questa è la prima volta che sentiamo. No, perché ogni tanto è utile sentire le volte a caso, no? Perché sennò sentiamo sempre le stesse.
queste cose ci rifletteremo. C'è la colpa degli elettori, ma lui dice non c'era una maggioranza, come dire, però che poteva governare da sola, se non era comunque trovare una mia. Lo dico anche per il PDL dice, ah, io voglio l'abolizione dell'IMU perché quello è il patto che ho fatto con gli elettori, ma gli elettori con te quel patto non l'hanno fatto, quindi tu non hai nessun obbligo di rispettarlo perché il patto si fa in due. E il PDL che diceva io ho fatto il patto di fare il governo di cambiamento, non c'erano i numeri per farlo, non c'era la materia prima. Allora ci saranno le colpe, la confusione, è parzialmente vero, però è anche vero che gli elettori hanno dato un'indicazione. Allora, diciamo agli elettori perché devono votare direttamente, no, così, no, così, ma a Roma probabilmente il fatto che ci sia un governo di larga intesa, io parlo di Roma perché conosco meglio, è evidente che c'è una campagna elettorale moscia, noiosa, sì, di cui sono dire che ha interessato molto poco, ora parleremo. Allora io non penso che tutto questo dipenda, diciamo, dal fatto che c'è l'Italia, non credo che dipenda dal fatto che c'è il governo, io credo che dipenda, e lo vedremo anche dai risultati, credo, se tu dici dipende dai candidati, che c'è ormai c'è una disaffezione, una disillusione sia della politica che dell'antipolitica, gli elettori non credono più né nella politica né nell'antipolitica, non solo, ma c'è anche un problema. La cifra civile di una città come Roma è disperante, cioè non diamo soltanto colpa alla politica, ma se uno analizza, che ti posso dire, il modo in cui i romani parcheggiano o il modo in cui i romani buttano via la loro spazzatura, c'è qualcosa che non va anche nella società civile, che non può essere tutta attribuita ai romani. Che però cioè Roma vive con morte tua, vita mia, tu in tutte le cose che fa, e quindi l'idea che questa città possa cambiare perché arriva il politico giusto e il sindaco giusto è un'illusione. Dobbiamo rassegnarci, non c'è nessuna speranza. Cioè non è che tutto gira intorno alla politica, diciamo, la politica non è né tutta la soluzione né tutto, certo, il problema, questo voglio dire. Però sì, non è solo Roma, non stiamo parlando dell'universo mondo, stiamo parlando dei romani. Perché è la buona colpa dei romani perché vanno a votare poco, non lo so, forse... Ecco, ma secondo voi, per esempio, diciamo, parliamo di Roma, poi vedremo poi l'affluenza, come dire, è diminuita dappertutto, anche se per esempio in alcuni posti, per esempio a Siena è diminuita poco, cioè a Siena sì, è stata una delle città, cioè, c'è uno specifico, mentre è stata molto forte a Pisa, molto forte in Emilia, molto forte in Toscana, quindi molto più forte al sud, al nord che al sud, quindi insomma ci sono delle differenze che poi vedremo. Tra l'altro vedo già collegata Francesca Ladorio. Francesca, quando c'è il dato definitivo dell'affluenza, chiamaci... subito, che è collegata con noi dal Viminale. Stiamo al 64-83%. 64-83, quindi ancora non c'è. È grasso che cuore. Siamo al 64-83 di affluenza? Sì, dei dati degli enti che sono arrivati sono 367 su 563. Quindi per avere quello definitivo dobbiamo aspettare ancora un po'. Ancora un po', va bene. Allora, intanto, Federico Geremicca, secondo te, per esempio, Roma, perché è stata più bassa che altrove? Perché, come dice Padellaro, disillusione dopo il voto, insomma, governo delle larghe intese, o ha contato molto, come dire, anche la figura dei candidati che sono risultati un po' tutti deboli, Roma, privi di attivi, insomma, anche noi l'abbiamo seguita molto poco poi questa campagna elettorale, sì. Noi siamo vincolati a regole rigidissime, par condicio, per cui se ne senti uno devi sentire poi tutti e 19. L'abbiamo seguita però, proprio come insomma, anche i giornali. Proprio per dovere, insomma, perché il livello di curiosità, di passione e interesse è stato molto, molto basso quest'altro. Però anche il fatto che i partiti non siano riusciti a trovare poi dei candidati, come dire, che attraessero, insomma, anche questo è un segnale. Anche lì però, come dire, il centro-sinistra ha fatto delle primarie, quindi ha fatto le primarie, ha prevalso un candidato sugli altri, il centro-destra ha deciso... Però forse queste primarie andrebbero riviste, perché la seconda volta... No, vediamo prima... Questo è ancora, diciamo, un altro... Su Roma non c'è un dato, il dato di... Il dato di Roma non è che sia in controtendenza, il dato di Roma è pienamente, sì, diciamo, dentro questo corso tra quelli che perdono di più. Poi ci sono delle, diciamo, delle specificità anche curiose, carine. Tu segnalavi Siena, sì, ovviamente lì c'è un problema molto specifico legato al comune, che è quello della fondazione della banca, eccetera. Si potrebbe citare, per esempio, al contrario, il dato stupefacente di Pisa, qua per dar ragione, diciamo, ad Antonio, che è la città di Enrico Letta, che perde batte ogni tutto record, c'è, cioè, sotto il 26-27% di astensione. E poi segnalerei qui, come dire, più per amicizia che per altro, il dato di Barletta, dove cala soltanto del 2% l'affluenza, e tutti noi parliamo di effetto Cascella, lì è candidato per il centro-sinistra, l'ex portavoce del... Però, e soprattutto cala
meno al sud che al nord. Ma al sud era più bassa, quindi c'è un livellamento, diciamo, verso il basso. Il dato di Roma, insomma, ricordiamo i giornali che abbiamo fatto venerdì su sabato noi abbiamo fatto i giornali che erano dedicati alle tre piazze vuote, cioè voglio dire, c'era un segnale. Secondo me è vero che la piazza non sempre è sinonimo di eccetera, piazze ma quando vuote, urne vuote, sì, invece volta si diceva il contrario, come diceva la Democrazia Cristiana un tempo, e invece no? Quello era già un segnale chiaro. Veniamo, come diceva Padellaro, peraltro da un periodo che non è esaltante, teniamo conto che noi abbiamo soltanto un precedente storico di larghe intese, no? Insomma, dal 76 al 78, eccetera, sì, però, eccetera. Non è possibile paragonarlo con questo, io questo lo dico sempre anche solitamente si pagano ministri dei del PC al governo non c'erano, non per cui era comunque diversa la situazione. Comunque si pagano, oltre diciamo, dei prezzi storica molto quando diversa. Si fanno queste operazioni. In quell'occasione furono prezzi pagati più a sinistra che a destra, ma insomma, diciamo, è difficile far digerire a un elettorato al quale tu per mesi hai detto quello è il nemico, che poi insomma ci vai a fare il governo assieme. E anche questo clima che si sta creando attorno al governo, per cui qualunque cosa accade o sta per accadere, si alzano tutti a dirci che però non ci saranno riflessi sul governo, sia che si tratta di sentenze o motivazioni di sentenze che riguardano Berlusconi, sia che si tratti il risultato, diciamo, di queste elezioni, sono tutti pronti a dire che, diciamo, non ci saranno riflessi sul governo. Io mi domando, allora, da che cosa arriveranno i riflessi sul governo? Quindi perché tu non ci credi che non ci saranno riflessi sul governo? No, io in questo passaggio credo che non ce ne saranno, naturalmente. Credo che però non è quello il modo di difendere il governo, cioè di dire noi siamo fuori altro rispetto a questo. Il modo di difenderlo, diciamo, è fare delle cose, insomma, qua c'è gente che continua a suicidarsi, a buttarsi dai ponti, eccetera, eccetera, e noi discutiamo, diciamo, di quanto è bella Madama la Marchesa. Quindi un po' di operatività, secondo me, diciamo, è quello che potrebbe a questo essere punto è proprio importante. Stefano Menichini, poi andiamo detto Giorgio Merlo con Giuliano detto Giudile. In premessa che la cifra che dava Francesca Lagorio sarebbe già discreta, sì. Se significherebbe un arretramento ma non catastrofico, anche io penso che poi alla fine potrebbe esserci un recupero. Comunque l'elettorato e noi tutti siamo chiaramente esausti, c'è anche una stanchezza, la politica ha imposto al paese uno stress ripetuto lungo ormai più di un anno e mezzo, due anni, non soltanto di elezioni ripetute ma anche proprio di tensione, ed è inevitabile che a un certo punto ci sia un calo di questa tensione. E secondo me si sovrappongono, in particolare a Roma, diversi fattori. Uno è la obiettivamente non la qualità ma diciamo così lo standing, la forza dei candidati, che non è quella, in particolare per gli elettori di Roma, che hanno conosciuto negli ultimi 20 anni, al netto dei giudizi che si possono dare su quelli che sono stati i sindaci di Roma. Dall'altra parte, un anno fa ci furono una tornata amministrativa e una tornata referendaria che già in pieno clima di distacco dalla politica, di contestazione, eccetera, eccetera, però segnarono una grande partecipazione al voto, sia alle amministrative che al referendum. Adesso, a un anno di distanza, avendo la politica cercato di recuperare nei confronti di questa disaffezione, invece assistiamo a un precipizio anche nella tornata referendaria di Bologna, che per argomento trattato era simile, sì, ai referendum sui beni comuni che si tennero un anno fa e su cui gli italiani andarono molto. Ma non c'è. Quindi è una un cosa partito che politico serio in Italia, il rapporto dei politici seri, è questo, o si perdono negli scontrini. Interessante, lo diceva Padellaro, il risultato di 5 Stelle, perché a febbraio lo fanno il movimento che ha fatto una grande operazione, se potessi tornare io in Italia, di recupero democratico di persone, certo, portandola alla partecipazione al quello voto, che è farei stato 5 Stelle, un terzo dell'elettorato di Grillo, fate un movimento che io ritorno che non subito votato negli ultimi anni. Ora sarà interessante vedere oggi lista se di questo terzo Beppe Grillo, con quello che hanno fatto i deputati parlamentari grillini e anche il rilievo dei candidati locali, sì, che è sempre un po' penalizzante per 5 Stelle, ecco, raccogliete delle firme, sarà riuscito a trattenere qualcosa oppure neanche fate più un 5 movimento Stelle riesce a essere un'attrattiva per gli elettori del che io. Sentiamo ritorno invece Giuliano Giubilei con Giorgio Merlo. Amico l'onorevole Merlo del Partito Democratico, e discutevamo anche noi sul, diciamo, sull'analisi che stavate facendo anche voi da studio, anche Merlo
più o meno, questo lo dico informalmente, diciamo la tesi che ci sia anche una certa stanchezza dopo due anni di richiami continui agli elettori, il movimento Sant'Enchan, e io starò si può anche capire una certa disaffezione. Naturalmente c'è anche la questione dei nomi che sono stati proposti diciamo agli elettori, soprattutto poi, in una città come Roma. Sì, se mi arriveranno tanti mi piace a questo video, vi spiegherò perché. Noi abbiamo una campagna elettorale strisciante ormai, no? Dal novembre del 2011 che siamo in campagna elettorale. Però se non ricevo molte richieste, non la dirò mai, perché è una stanchezza trasversale, per il momento. Poi vedremo i dati, ma sia la destra, allora, che la sinistra, che il centro. Fondato il movimento, raccogliete firme, non so come si faccia. Questo. Noi abbiamo sempre riscontrato, quando dico noi, dico anche nel nord in particolare, quando l'avrete registrato, una grande partecipazione 100.000, elettorale per le consultazioni amministrative, grande, grandissima. E così io oggi guardavo per esempio due città medie della provincia di Torino, Orbassano e Ivrea, 30.000 abitanti, su per giù, facciamo i conti per esempio con un 20% in meno, anche di più. Ecco, questo è un segnale che probabilmente, non dico passerà alla storia, ma è un segnale molto preoccupante, perché è una delle prime volte che per un voto amministrativo si registra una partecipazione così bassa. E questo denota che neanche sulle cose concrete, io sulle cose da fare a livello comunale, il voto amministrativo si registra una forte partecipazione. Se dirigesse il movimento Sant'Enchan, poi probabilmente ci sarà forse un recupero nelle ultime ore. Registratelo, diciamo, come dire, contraddice un trend che, anche se in calo, però non è così evidente rispetto, diciamo, al resto d'Italia. No, è stato di Roma, è ovvio, essendo una grande città fa notizia per questo, però qui ci sono tanti elementi, non soltanto legati ai candidati, come sentivo poco prima, mi piace, alle vostre quello, città, alle primarie, cioè, addirittura come manifesti potete copiare, che è un fatto nazionale. Ripeto, la stanchezza c'è, si registra in Ivrea, si registra nel sud, si registra a Roma, si registra da sono clonato in quando c'è volte. Questo, il dato è un politico, è un dato omogeneo, quindi non si può estrapolare una grande città. Io devo dire su questo versante che non allegherei neanche soltanto alle candidature, perché poi c'è il sindaco di Roma uscente, il candidato, quindi c'è un personaggio di livello come poi facciamo veramente un partito, non mi pare che il Movimento 5 Stelle esprima qua e là dei personaggi di caratura nazionale. Comunque io non condizionerei un nessuno, un candidato di un partito che due mesi fa ha fatto quasi a fare quello che voglio consensi, quindi non c'è un fatto specifico che si possa estrapolare. Non ci sarà una direzione centrale. Anche su questo non lo dico per il mio amico di direttore, io, ma con il movimento Sant'Enchan, che voi scriverete la tradizione berlingueriana si attaglia anche alle primarie, non può esaurire una sospinta propulsiva, poi non mi imporrò direttive, ma ne faremo delle riunioni per stabilire quello che ognuno deve dire. Su che cosa fare le primarie, no? Anche, Direttamente ognuno di voi tutto, no? Ci sono sarà i candidati, direttore. C'è la partecipazione, propria casa, c'è stata una campagna molto importante, molto forte, nel proprio solato, le primarie anche per il PD, nel proprio quartiere. Noi prendiamo atto che la partecipazione è bassa, adesso poi vedremo i dati, nella propria circoscrizione, nella propria città. Sentiamo i dati intanto che arrivano dal Viminale. Sarà una cosa molto organica. Quali sono i dati? Non così centralizzata. Diciamo che c'è un recupero, quindi è più modesta la flessione, anche se comunque movimento è sempre cellulare. Molto consistente. Ora siamo già all'85-79% dei comuni. Ognuno sarà autodidatto. È significativo. Sarà e l'intelligenza hanno dell'organismo votato, diciamo, la flessione in ogni tutta cellula. Italia è stato dell'11-50%. C'è una certa autonomia. Sì, perché era, ricordiamo che alle 22 era del 15-30%. Non sarà nulla. Se volete vi posso dire anche a Roma. Ecco, dici a Roma, certo. A Roma si è ridotta. Altri, movimenti. E anche qui ed dal centro avevano votato. Noi invece al 67%, insomma, siamo arrivati a scusate che ho fatto i conti a mano perché questi non ce li danno centro, 11,58%, cioè, mentre se lo alle 22 per me, era stato, come sapete, appunto del 18, sarà un efficace, non sarà 19%, governante, non sarà un centro centralizzato verso la periferia, saranno tutte le periferie in ogni zona che si raccoglieranno nel centro, però non è la stagione rispetto alle altre, avrà solo una funzione amministrativa. Il sindaco a Roma si sono sempre svolti in concomitanza. Sì, infatti io sarei un paragone difficile da fare perché le ultime elezioni sono sempre state con le leader, erano di politica, quindi c'era direttore. Prima
anzi sia l'elezione di i direttori saranno successo più uno a scendere nel 2006 e la sconfitta gruppo per gruppo 2008, a scendere saranno tutti i direttori della loro piattaforma di risultati nazionali e media, molto via via che si scende. In questo caso è una concomitanza molto più allargata, perché io sarei il segretario generale, darsi che ci sia un effetto di questo, presidente di questo tipo, se segretario generale, il risultato si faranno anche come tanti piccoli circoli o conferma a seconda di quello che è successo a febbraio, però sarà un po' tutto sommato non mi sembra un dato così. Si faranno delle presidenze a ogni circolo, fare delle considerazioni definitive, ci saranno dei cambi per ogni circolo, cioè se si passa dal 20 al 10 scendere a 12, però ieri a Roma sono a salire di livello, c'era derby, tutto sarà paritario, orizzontale, tutti avranno la stessa facoltà partecipativa. Questo già abbiamo capito che, come dire, non sarà verticale, anche la vittoria della Lazio non sarà piaciuta, orizzontalicistico molto negativo, dove c'è successi molti votare prima, nessuno sopra prima del DAP, tutti sullo stesso piano. Tra le varie cose che dicevano, beh, c'era il DAP, segretario generale sarà come il microchip che deve coordinare tutta l'attività della placca madre, effettivamente, e tutti gli altri avranno attività specifiche, non era solo Roma, era tutto il resto dell'Italia, nessuno sopra, significativo fino a un certo punto, soltanto per esperienza può secondo dare delle raccomandazioni, comunque sia, vedremo poi, e il segretario generale dovrà soltanto fare il segretario generale, coordinare tutto senza sovrapporsi, impossibile dire. Sarà un mediatore. Questo risultato non avrà ripercussioni sul governo. Lo pensi? Saranno le cose proprio da contare, non le ripercussioni sul governo. Credo che abbia ragione Genica quando dice che questo governo. Queste cose vengono facendo colazione. Vedrà la sua possibile prosecuzione, quindi, la sua interruzione brusca se voi sulla base dei risultati che porterà in quanto figli. Governo. Non credo che né il le sentenze né le mattane che si inventa questo o quel deputato, io le strategie che vengono messe in campo, né il risultato elettorale possa effettivamente essere. E iniziamo a trasformare il paese. Ma è anche giusto che se il governo. Ma dovete accogliere firme e fare movimento. Partiti tra un governo e poi io sono partiti, disoccupato per ritornare e democratico c'è una dialettica, quindi se il governo deve cadere cade con un voto di sfiducia al Parlamento, non ho soldi neanche per il biglietto chi si prende oggi la responsabilità di fare questo magari sull'onda di un voto elettorale, e quindi non credo che ci sia questo effetto diretto. Il governo si gioca l'esistenza sul fatto di portare il risultato subito, su nient'altro che sia questo, e probabilmente questa poi è la sua vera dannazione, perché non potrà cincischiare, dovrà portare qualcosa. Io vengo, facciamo questa cosa orizzontale. Io penso che il una direzione centralizzata, no, la gente sia una segreteria generale, il fatto che il sindaco, che il sindaco, che la politica possa cambiare qualcosa nelle città in cui vive, e a Roma in particolare. Io non penso che ci sia un romano che pensa che chiunque arriva a Campidoglio avrà una Roma con meno traffico, più pulita, con i trasporti più in funzione. Un partito, cioè, l'idea è che questa cosa possa essere risolta. C'è veramente molta fatica, credo. Per questo, da persone che hanno la stessa orientazione, la gente va meno a votare con meno entusiasmo, ci va a votare con magari ci va lo stesso, ma insomma, io l'ho lanciato in generale. Ed è anche i candidati, cioè alle masse, è vero, se volete fare qualcosa per il paese, io in 3 o 4 o 5 occasioni a me aveva messo in dubbio dichiarazioni che potesse essere lui candidato, e mezzo fa le mano lo davano, sì, ma Berlusconi stesso diceva non abbiamo, poi c'è un programma radio, Berlusconi diceva queste idee meglio 4 mesi fa, Berlusconi diceva non abbiamo ancora deciso, so come, poi le mano si è arrabbiato, non so come si chiama. Però dicono che se io trasmetto, poi appare anche in YouTube la trasmissione radio, non so come funziona. Lo stesso PDL non era convinto. Dovrebbe apparire pure in Facebook, un candidato che ci vuole veramente questa invincibile capacità del PD a sbagliare candidati, però, per mettere in campo un candidato che computer, gli dà chance di vittoria a uno che ha fatto il sindaco come l'ha fatto alle mani. Adesso magari programma, pure. L'applicazione l'idea che le primarie siano questa... questo meccanismo che sceglie il candidato migliore che vince le elezioni è ormai evidente con questo, soprattutto a Roma, le primarie sono state un gioco tra le varie bande del partito per diciamo risolvere un po' di conti tra di loro, per una partita di sorte tra di loro in cui anche Sella ha pesato, ci ha voluto mettere il suo marchio, ha voluto avere una sorta di, come dire, di rivincita su altre sconfitte, quindi il candidato che è venuto fuori da quelle primarie era frutto di giochi di potere interni al PD, non guardando a chi veramente avrebbe potuto vincere, tant'è che il nome di Marino ha fatto risorgere le votazioni perfino di Alemanno. Questo, beh, Alemanno probabilmente è risalito anche perché, come in funzione, guarda, della risalita di Berlusconi, chiaramente il CDL è un anche Grillino, cioè il candidato Grillino